il tema dell'accordo con Microsoft Azure, quindi l'introduzione del database di Azure, come sicuramente un elemento che sarà disruptivo per i prossimi mesi all'interno dei vari mercati e quindi anche nel nostro mercato italiano. Lo vedo in continuità con quella che è stata fin da sempre la strategia di Oracle verso il concetto di multi-cloud. Vedo un tema di apertura, no, delle nostre tecnologie, quindi questo concetto dell'open technology. Il database Oracle è stato storicamente, no, negli ultimi 40 anni, un database che è stato aperto indipendentemente dalla piattaforma. Il concetto di piattaforma oggi evolve perché chiaramente non si parla più solo di sistemi operativi, ma anche di piattaforme cloud, e quindi lo vedo in continuità con quella che è sempre stata un po' la strategia di Oracle di portare il database al di là delle piattaforme utilizzate. Vedo un'opportunità in più per i nostri clienti che hanno cominciato percorsi di cloud e hanno sicuramente delle attività importanti con Microsoft Azure. Il fatto di poter garantire questa latenza, che ormai si riduce quasi ad essere zero, no? Nel far parlare la tecnologia Database Oracle con le tecnologie Azure, lo vedo anche nell'ottica che è legata un po' ai temi di generative AI. Si diceva appunto i temi della generative AI, o comunque l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, oggi non permettono più di aver pazienza, di aspettare, e quindi il fatto di ridurre latenze in maniera drastica, lo vedo anche in ottica di favorire, no, l'utilizzo di queste tecnologie e di portare evoluzione anche sull'ambito dell'intelligenza artificiale.